Benvenuti a tutti. Oggi è mercoledì, 20 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Caramba, che sorpresa! Se la riderebbe oggi Raffaella, peraltro nativa del vostro segno, vedendo il governatore Mercurio schizzare via verso il Leone. Sarà l'effetto dinamico della luna velocista Ariete e ricordandovi, se siete abbastanza con accento circonflesso ghes, il vecchio gioco della pulce, che consisteva in piatti e pedine di plastica colorate delle dimensioni di un centesimo, da far saltare premendole sui bordi mediante una palettina, in modo che andassero a colpire le pulci avversarie di colore diverso, mangiandole. Ecco qua, la bianca signora saltando in Ariete fa schizzare Mercurio in Leone, mentre quest'ultimo, comunicativo e ridanciano, si prepara a fronteggiare Saturno pesante e silente, perfetto per una vacanza invernale sugli sci, ma non per una afosa giornata estiva, magari già in ferie in riva al mare. Lo stratega è il cielo che vi vuole più grintosi, comunicativi, polemici soprattutto nei confronti di persone sui comportamenti delle quali non siete affatto d'accordo e non glielo mandate a dire. Con voi la verità non ha mistero, come scrive Orwell. In tempi di menzogna universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Nella coppia sussiste solo un'attrazione fisica con povertà di sentimenti, lo scopo dello stare insieme è semplicemente fisico. L'amore che potrebbe nascere risente molto di tanta materialità ed è poco aperto ai sentimenti e all'amore vero. I signi potrebbero vivere qualche esperienza con persone impegnate e molto interessate solo alla loro fisicità senza nessun riguardo per l'amore. Giornata che inizia con alcuni malintesi con conoscenti, nel pomeriggio potreste avere comunque soddisfazione e ricevere delle scuse. Serata possibilmente in compagnia. Evitate di restare soli. Contatti con stranieri, insegnanti o preti. Attenti con gli investimenti. Oggi potrai guadagnare del denaro in più. Favoriti il lavoro e l'amore per i nati di sabato e lunedì. Una giornata divertente e anche fortunata vi attende. Vale la pena di tentare la fortuna, ma con moderazione. Piccole entrate di denaro. Oggi un vostro parente, o un amico fidato, vi svelerà qualcosa che non conoscevate. Prendete tutto come un dono dal cielo e ringraziatelo. L'amore si risveglia e con esso anche la vostra vita. Gradualmente riprenderete il vostro abituale sorriso. Non abbiate timore nel fare chiarezza con alcune persone che vi hanno creato qualche problema. Sarà molto apprezzata la vostra sincerità e la vostra fermezza nell'esporre le problematiche. Una buona base ve la siete creati, tutto sommato si tratterà di capire i punti deboli della persona che vi interessa e mirare dritti al suo cuore. Sempre che vi interessi ancora fare breccia. Non pensare soltanto al lavoro. Esci, vai a un concerto o a ballare. Ti esprimerai particolarmente bene. Promuovi le tue idee con convinzione e otterrai soddisfazione. La luna parla di spossatezza o di stanchezza. Riposa. Cambia ciò che non funziona bene nella tua vita. Più ottimismo. Siete molto affascinanti già da soli. Senza esagerare e ostentare nulla, quindi non spingetevi oltre un certo punto. Vivrete una fase straordinaria in amore se appartenete alla terza decade. La vostra mente sarà molto lucida in questa giornata e per questi motivi sarete anche più reattivi e svegli sul posto di lavoro ed in tutte le attività che dovrete affrontare. Il vostro cerchio sociale si è notevolmente ampliato negli ultimi tempi e questo vi ha portato una maggiore sicurezza in voi stessi che si trasmette anche nel campo professionale, quindi su con l'umore, niente lunaticità. Una giornata che conferma le splendide indicazioni del giorno appena trascorso, anzi, che le amplifica. È uno splendido Mercurio in Leone a toccare le corde della vostra sensibilità. Specie se appartenete alla gemellina prima e seconda decade e a promettervi una serena armonia in famiglia e nella cerchia delle vostre amicizie più significative. Uno stato di salute psicofisica ottimale sarà la condizione ideale per occuparvi di quel che avete lasciato in sospeso o non vi ha soddisfatto nel passato e cercare di risolverlo nel migliore dei modi. Questa luna in buon aspetto rappresenta una sorta di spinta a fare di più. Poi avremmo sabato e domenica anche la luna nel segno,
È una settimana che spinge ad amare e già nella prima parte di luglio potrebbe essere nato un sentimento importante perché così allora avrete la capacità di esprimere al meglio quello che sentite. Ma che bella giornata, tutto merito del vostro astro guida Mercurio, che oggi stesso passa il Leone in sestile, così come in sestile avrete la coppia Luna Giove nel settore delle amicizie. Dunque vita sociale movimentatissima, comunicativa, divertimento. Amore ed Eros. Pronti alla discussione con il partner, i parenti, gli amici. Quando si sfoderano argomenti di importanza generale e si arriva a disquisire sui massimi sistemi, chi vi tiene più? La vostra comunicativa e il bisogno di esprimere tutto ciò che vi si agita nella mente vi pongono in prima linea, tenete banco con una dialettica invidiabile e talmente coinvolgente da zittire tutti. Cari gemelli, la luna in queste ore di luglio è dalla vostra parte, presto arriverà qualcosa di bello, e in alcuni casi nuovo, nella vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, avete una marcia in più, forza, datevi da fare. È il vostro momento. Se volete fare colpo sul vostro partner, attuale o futuro, e sui vostri cari, dovrete cambiare rotta. Non perseverate sulle argomentazioni usate nelle ultime settimane, l'energia cosmica ti spingerà a trovare un approccio nuovo per affrontare l'argomento. Non preoccupatevi, per fortuna, la risposta arriverà all'improvviso. Una nuova fiamma vi incende i sensi e, specie se appartenete alla prima e seconda decade del vostro segno, ha il potere di colorare di poesia il legame appena cominciato. Chi di voi invece abbia una relazione di lunga durata, sperimenta, sotto l'azione di un Saturno vigorosissimo, un innalzamento del valore del rapporto in termini di complicità, di stima, di fermo appoggio reciproco. Quest'ultima ipotesi è più in evidenza se nati dal 12 al 17 giugno. Lavoro e denaro? Trattative condotte con successo, pare incredibile a pochi giorni dalle ferie. Ma con la vostra dialettica e la mimica convincente ce la fate anche stavolta, portandovi a casa un'ottima provvigione. Ottima la giornata per gli studi, gli affari, i contatti, la serata per rivedere vecchi amici, incontrare parenti, assistere a spettacoli e dibattiti interessanti. Buone notizie anche per l'auto o la moto, se era in riparazione o in revisione tutto a posto, ora potete partire con tutta tranquillità. Se poi in vacanza ci siete già godete i vela, le stelle sono con voi. La vostra priorità si chiama carriera. Dopo tanta fatica ed dedizione ora non dovete mollare. Presto arriveranno i tanti agognati successi economici. Non fidatevi dei colleghi. Un'occasione particolarmente conveniente che muterebbe al positivo la vostra attuale condizione lavorativa vi viene proposta in ufficio in questo nuovo giorno di metà luglio. Consigliatevi con amici fidati e persone competenti prima di dir di sì. Benessere. Quando si tratta di discutere, più l'argomento vi coinvolge, più vi accalorate, ve la prendete al punto da farvi rialzare la pressione. Ecco perché avvertite questo gran caldo al di là della temperatura esterna comunque da sauna. Datevi una calmata, morire per un ideale in battaglia può avere un senso. Ma con la pressione a 300 per un'arrabbiatura no. Sicuramente avete bisogno di un cambiamento d'aria o di una vacanza rilassante. Un ambiente armonioso è essenziale per il tuo benessere. Prendersi cura di questo bisogno significa bilanciare la tua vita quotidiana. E può essere un'impresa così piacevole. La casa è il luogo in cui ci si ritira e ci si rilassa per recuperare dallo stress quotidiano. Per lei, in vacanza non vi fate mancare nulla, ogni genere di sport, ogni occasione sociale, gite, feste, divorate dall'ansia di voler far tutto in fretta, timorose anzi certe di un giro di vite molto prossimo. Per lui, letture sotto l'ombrellone, ma se vi chiedono cosa stiate leggendo glissate. Qualcuno criticherebbe i vostri gusti, qualcun altro ribatterebbe con spiacevoli battute. Ma che c'è da ridire sui romanzi erotici? Domani potreste tuffarvi in un reportage di guerra o in una storia di fantapolitica, e viva la varietà visto che siete nati sotto a un segno mutevole. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti,
10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.